Siamo proprio all'inizio di Via Padre Semeria, siamo all'interno di un bel contesto privato con piccola area verde comune. La proprietà che proponiamo in vendita contempla l'appartamento, che ora vedremo nel corso della visita, un box e una cantina. Mi trovo nell'ingresso, un ingresso di ampie dimensioni con porta blindata caposcala. L'ingresso si apre direttamente sulla zona giorno, sul soggiorno, un bel soggiorno spazioso come possiamo vedere, con esposizione sud. Dal soggiorno godiamo di una bella vista aperta grazie anche alle vetrate e poi abbiamo una bella balconata profonda che circonda l'appartamento. Dietro la parete di fronte a me abbiamo la cucina, quindi per chi ama la connessione più diretta tra soggiorno e cucina è facilmente collegabile attraverso un'apertura in questa parete. Torniamo quindi nell'ingresso e vediamo la cucina. La cucina è preceduta da una zona office con armadi di contenimento. E qui abbiamo la cucina. Ovviamente abbiamo questa sottile tramezza che può essere eliminata e quindi ampliata molto tutta la cucina. Cucina affacciata sempre sulla balconata, qui abbiamo l'esposizione a ovest e anche di qua una gradevole vista. Proseguendo incontreremo tre camere, due bagni e due dispense. Questa è la prima camera, presenta anche un accesso dalla zona notte. A terra osserveremo questo pavimento bellissimo di legno nelle tre camere, mentre la zona giorno è caratterizzata da questo bel marmo beige. Prima dispensa. Ampio corridoio con questo grande armadio. Seconda camera. Praticamente questa è una camera matrimoniale. Abbiamo un'ampia singola e due matrimoniali, praticamente come camere. Qui l'esposizione è a est. Primo bagno con doccia, secondo bagno spaziosissimo, qui abbiamo una seconda dispensa con l'accesso eventualmente della camera, come avevo detto prima, la prima camera che abbiamo visitato, ecco l'accesso dalla zona notte, e infine la terza camera. Sempre questi bellissimi pavimenti, camera spaziosissima, come vediamo, e un ulteriore balcone. Sempre profondo circa 1,45 m, 1,50 m. Ora, come forse si può sentire, c'è un po' di rumore perché stanno facendo dei lavori di ristrutturazione proprio vicino, ma come ben si può intuire dall'ubicazione dell'appartamento, l'appartamento è silenziosissimo, comodissimo tuttavia per negozi e servizi. Abbiamo, come dicevamo all'inizio, box e cantina e qui possiamo concludere la nostra visita.